Ciao a tutti, siamo qua in compagnia di Marco Olmo, è appena arrivato dal suo tour de force Milano. Stamattina stava correndo all'ippodromo, penso che i cavalli intorno... No, non l'ho visto i cavalli, non sono passati, ma li hai sfidati sui 10 giri, li hai battuti tutti. E oggi siamo qui a Vicenza, siamo in attesa della serata Move the Limit. Guardate, Move the Limit qua stasera, e con Marco Olmo parleremo di come si spostano i limiti. Un attimo fa, prima di accendere la telecamera, chiedevo a Marco che cosa fosse realmente questo mondo dei limiti, e dove io credo che lui in un qualche modo attinga a piene mani, ma per trovare la forza poi per fare quello che poi realmente fa, e quindi resistere per 21 ore di seguito a correre. Non mi sembra tanto che questa cosa appartenga al mondo dei limiti. Io questo l'ho usato per darmi il coraggio, cioè, come rivincita, l'ho usato facendo il mondo dei limiti. Purtroppo c'è stato l'abbandono in tutte le valli, non solo da noi, un po' come Fantozzi che sta bene dappertutto. Quindi il mondo dei limiti c'è dappertutto. Per chi è giovane non lo vede, basta vedere intorno alle città, intorno ai paesini, che sono tutti rovi, a parte dove si fa con le grandi macchine, sennò la gente non cura più niente. Una volta tutto questo serviva, l'erba per i conigli, la cosa, era tutto pulitissimo. Quindi questo è il mondo dei limiti, anche il degrado che c'è in giro. Aver perso un po' il contatto con i valori. Purtroppo la necessità serviva, adesso questa non serve, non c'è più, e c'è tutto sporco, poi sono le inondazioni, ci sono dei pasticci, un po' così. Poi c'è stato, come dicevo, l'abbandono della campagna per andare in fabbrica, lo stipendio garantito, poi anche lo stipendio garantito adesso sembra che non ci sia più, quindi... Prima vedevo, parlando di valori, che la tecnologia non ti ha colpito. Hai cercato di tenerla abbastanza... Sono tecnologico con Facebook, con queste cose, con internet, perché ne sei obbligato, fuori non ci riesco. Però quando uno vede un ultrarunner e guarda che ha l'orologio a lancette, ti fai una domanda, dici, caspita, come mai non c'hai un Garmin, un Sunto, qualche cosa al polso? Ma questi servono per chi fa le maratone, perché corre sul chilometro, che deve fare una tabella, devo correre a tot al chilometro. Nel mio caso è impossibile correre a tot al chilometro, perché ci sono salite, discese. Nel deserto c'è sabbia, non c'è sabbia, magari un chilometro impieghi 10 minuti, l'altro ne impieghi 6. Certo. Quindi non puoi farti una tabella. Ho visto in una tua intervista che una delle ultime frasi che hai detto era: è difficile, è quasi impossibile vincere il Monte Bianco. Poi nel 2005 sei arrivato terzo, nel 2006 l'hai vinto, nel 2007 l'hai vinto. E nel 2008 ti sei ritirato a 18 km. Dall'arrivo eri comunque sul podio. No, non riuscivo più a correre in discesa, quindi avevo paura di farmi troppo male e mi sono fermato. Molti mi hanno chiesto come mai, ma piuttosto che rovinare magari dei mesi di allenamenti e di corse, che mi piace correre. Io sono di quelli che non è che devi arrivare a tutti i costi, se hai dei problemi perché devi rovinare. Quanto l'hai preparata molto bene? Io preparavo dopo la maratona del Sarco, cominciavo a fare dei lunghi, specie dei lunghi ogni settimana, 10 giorni di 8 ore e mezza, e tutti i giorni mi allenavo, 1 ora e mezza, 2 ore, abbastanza sul ripido, specie in discesa per i quadricipiti, perché il problema di queste gare così lunghe con tanta discesa sono la gestione, è la velocità in discesa. Frenare in discesa, se non con le unghie. È più facile andare bene in salita che in discesa, quindi se fai un po' di discesa che non sai buttare con i quadricipiti, poi ti... Più bella la vittoria del 2006 o quella del 2007? Ma 2006 un po' me l'aspettavo, 2007 un po' meno, è stata la più importante perché c'erano... Tutti gli anni aumentano un po' i concorrenti, poi c'erano questi famosi americani. Comunque c'erano Carl Nesler e Scogiuri, due atleti fortissimi. L'Incarnase è un po' più personaggio, comunque a voi non atleti. Come ti trovi nel rapporto con gli altri grandi campioni? Se non se la tirano bene. Se la tirano, allora diventa schifoso. Allora, uno in particolare che non se la tira?
con me non è che si comporta così bene, anche perché sono un po' vecchio, quindi mi... Ti spezzano per le tagli, sì. Ma quando guardano poi il palmarès dicono bisogna stare attenti. Io no, ho dei buoni rapporti con gli avversari, con... tutti in gara sono tutti miei fan. Pare che Kylian come idolo avesse Marco Olmo, certo. E l'americano famoso della bici che mi sfugge il nome. Vabbè, lo lasciamo. Lasciamo adesso. Non è Armstrong. Questo. Tra l'altro Kylian ha fatto una roba fantastica ultimamente. Ma ha fatto sentito, questa salita in verticale su. Ha rischiato anche parecchio. Sì, non è che io provo molto ste robe, ma ognuno la pelle sua e ne faccio che vuole, finché gli va bene, è bravo e tutto. A volte uno si cerca, prende anche dei rischi. Sta spingendo un po' in là. All'altronde è un personaggio, è bravo, è giovane, se non lo fa adesso, quando ha 50 anni, se cose di agilità non lo farà più di sicuro. Tu a 50 anni hai vinto due Monte Bianco. Ma non è cosa di agilità, è cosa di tranquillo, è cosa. Se fosse quando avevo 35-36 anni che andavo già bene, che ho cominciato a allenarmi decisamente a 33, ero anche più agile adesso, sicuramente non come Kylian, per carità, non sono... Non c'è paragone tra me e Kylian, lui è 10 piani più alto. Vedete l'umiltà dove arriva poi? No, la verità, non è umiltà. Beh, diciamo che è più veloce, però il palmarès comunque non è, è sovrapponibile, non è che... Più veloce, più agile, più potente. Lo vediamo quando avrà 68 anni. Io non ci sarò più a vedere, quando lui ha 68 anni, ho 39 anni di differenza. Forse neanch'io. Non posso vedere se Kylian c'è lui lo saprà lui, allora gli mandiamo un messaggio, lo vediamo. Bene. Cosa pensi dello spostare il limite? Io in effetti, modestia a parte, l'ho spostato perché ho vinto le gare più importanti a 58-59 anni, quindi ho spostato penso di una ventina d'anni sicuramente il limite. Un'altra tua prerogativa è stata quella di affrontare tutto il tuo percorso agonistico senza avere un preparatore atletico, senza avere qualcuno che ti affianchi. Ride perché mi ha appena fatto una dedica sul libro che è tutto un particolare. E quindi sei uscito un po' dagli schemi, alla fine sei stato veramente, sei un precursore, probabilmente bisognerebbe ascoltarti ore e ore, oppure diciamo clonarti e capire come hai fatto, no? Diciamo che io non sono tanto per le regole, per gli ordini, avevo già un capo sul lavoro, quindi bastava quello, no? Io ho finito il lavoro, adesso vado ad allenarmi, oggi devo fare i 3.000, i 1.000 o i 400, 10 volte. No? Faccio quello che sento. Corro, boh, ma per me... E poi c'hai da fuori la tua compagna, moglie, da N anni, che ti controlla, voilà. Ti fa l'assistenza. E ti dice sì, il team è piccolo. Mi è piaciuto molto in un passaggio, penso che fosse sul corridore, un trailer, dove esatto, tu dici, cosa dici, mi ritiro, e lei ti ha detto no, guarda che ti vedo bene, stai andando bene. No, io sapevo però che tu invece... Non è che mi racconta una storia, mi sento come... Però lì hai stretto ancora i denti, sei andato avanti ancora un po'. Pensavo di poterla finire, invece poi la gamba cominciava a darmi dei fastidi. Poi comunque non ero più in forma come l'anno prima. Un calo a 60 anni si può avere. Si può avere, sì. È vero che... Ecco. Hai mai avuto un modello di riferimento? Diciamo la prima gara che ho fatto, la famosa corsa del paese che era un 7, quello che ha vinto aveva 40 anni, io ne avevo 26, quindi per me era vedere uno dei 40 anni a quei tempi che vinceva, poi c'erano gente già un po' preparata che è arrivata seconda, terza, e tutti più giovani, era stato un po' una cosa così, e infatti poi ho capito che si poteva, poi c'è stato un certo Kirio Michele che era del 17 e quindi che abbiamo fatto molti anni sino a fondo assieme, che a 60 anni andava ancora fortissimo. E poi adesso
mi dico, anch'io ho avuto 60 anni, vado ancora forte. Posso dire quindi qualcosa. Si è spostato. Infatti io quando ero ragazzino vedevo i sessantenni, i cinquantenni come erano dei vecchi, perché erano vestiti in modo, sì, tutti sfiancati dal lavoro, dal dormire nelle stalle, dalla vita infame che si faceva in quei tempi. Quindi adesso quando corro sui miei percorsi, dico, che passavo da ragazzino, andavo al pascolo, dico, mi sarei mai sognato a quest'età di essere qui a correre. A parlare di me e delle mie prestazioni. Bene, dai, allora fai un saluto a tutti quelli di Move the Limit che poi stasera... Ci vediamo stasera, venite numerosi, spero di non stufarvi troppo, ma... perché i vecchi sono noiosi. Ecco, se... tenete conto di questo. È una battuta di rito, ma tanto non sarà così. Ciao amici, buona vita. Ciao.